Minellono, uno dei più grandi autori della storia della musica italiana, incontra oggi i ragazzi del Galileo all'interno del percorso La favola della musica. Lei ha scritto alcune delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Che cosa dirà oggi ai giovani? Oggi ai giovani dirò di non dimenticare la musica, perché la musica sta morendo in Italia, perché non ci sono più ragazzi che vogliono fare i parolieri, non ci sono più ragazzi che vogliono fare i compositori, vogliono andare a tutti ai talent, fare tutti i cantanti o i cantautori, però così la musica muore. Ce l'ha una musa ispiratrice o comunque da cosa trae ispirazione nel scrivere le sue canzoni? C'è una musa ispiratrice meravigliosa, che è la vita. Bisogna vivere intensamente, in ogni piccola piega la vita, bene, volentieri, e poi scrivere viene naturale. C'è una canzone che le è rimasta particolarmente nel cuore, un episodio che lo lega a un artista? Ma una che mi è rimasta particolarmente nel cuore, sì, tante delle mie canzoni. Le amo tante, come dire, quali delle donne che ho avuto ho amato di più, non si può dire. C'è una canzone che ci sarà, che siccome non avevo fatto il testo, scadeva il termine per Sanremo e al telefono mi sono inventato il testo della canzone che poi ha vinto Sanremo. Tre parole per descrivere Firenze? Firenze è unica, Firenze è meravigliosa, Firenze, io ho dei parenti, avevo i miei nonni materni che vivono a Firenze in via Gian Domenico Guerrazzi, vicino al cimitero degli inglesi, ai viali. E io ho passato molta della mia infanzia lì, in Piazza d'Azeglio, in quei posti. Amo profondamente Firenze, i fiorentini anche, e poi ragazzi come si mangia.